Gli dèi hanno permesso che io tornassi qui. Sono il nipote del grande Gaio Plinio II, il naturalista, l'ammiraglio, l'autore della Naturalis Historia. E io ne porto il nome. Plinio il Giovane mi chiamano, anche se la giovinezza ormai è lontana. Ma lo fanno soltanto per distinguermi da mio zio, Plinio il Vecchio. Quando tutto è successo io ero un ragazzo, 17 anni. Non ero qui, ero a Miseno, ma ho visto tutto e ve l'ho raccontato. Quel giorno mi trovavo a Miseno, dove mio zio comandava la flotta. Nel primo pomeriggio la sua attenzione venne attratta da una nube di straordinaria forma e grandezza. Una nube si levava in alto e aveva la forma di un pino, un tronco altissimo che poi si allargava in una specie di ramificazione. Sollevata dal vento si dilatava, dissolvendosi a poco, ora candida, ora grigia e macchiata, a seconda che portasse con sé terra o cenere. Guarda, nipote. Io in vita mia non ho mai visto un tale fenomeno. Che meraviglia. Unica. Voglio vederla dal mare. Devo capire come nasce. Preparami una Liburna. Subito. Andiamo a vedere. Questa è un'esperienza che mai più si ripeterà. Zio, devo studiare. Tu stesso mi hai assegnato da scrivere. Non andare. Questa cosa sconosciuta mi spaventa. Come se fosse un cattivo presagio. Il peggior presagio è non avere il desiderio di conoscere. A mio zio, che era uomo dottissimo, tutto ciò parve un fenomeno importante e degno di essere osservato più da vicino. Io non andai con lui e questo mi salvò la vita. Mio zio stava per uscire quando un servo gli consegnò un messaggio. Era di Rectina, una sua cara amica, la cui villa si trovava sulla costa tra Pompei ed Ercolano. Spaventata da quello che stava succedendo, lo implorava di liberarla da una situazione così tremenda. Un messaggio da parte di Rectina. Rectina dice di essere disperata. Sente che la sua vita è in pericolo. Chiede di essere aiutata a scappare. Ah, Rectina. Sua villa. Nessuna possibilità di scampo se non dal mare. Supplica di essere aiutata. Resta. Resta qui, ti supplico. Se ti dovesse accadere qualcosa, io non avrei più nessuno. Tu sei un uomo colto, coraggioso. Ma il coraggio non si dimostra solo in battaglia. Si è coraggiosi anche nel proteggere la propria famiglia. Non partire. Non partire. Farò quello che devo fare. Mio zio allora modificò il suo piano. Diede ordine di mettere in mare le quadriremi e vi salì egli stesso con l'intenzione di correre in aiuto non solo di Rectina, ma di molti altri, perché la costa era tutta fittamente popolata. La cenere cadeva sulle navi, così calda e fitta quanto più esse si avvicinavano alla costa.
Il fondo marino si era innalzato ed era impossibile attraccare. Mio zio rimase un momento incerto se dovesse tornare indietro. Io ho immaginato tante volte il suo volto mentre decideva. E alla fine decise di andare laggiù, a Stabia. Plinio il Vecchio, non essendo riuscito a salvare Rectina lungo la costa, neanche le centinaia di persone che erano disperate sul litorale, è arrivato fin qua, è sceso ed è venuto proprio in una di queste ville, chissà, proprio forse questa villa, a trovare un suo amico, a cercare anche rifugio. Il suo amico si chiamava Pomponiano ed era disperato, aveva paura assieme a tante altre persone. Lui ha convinto allora a non partire, è rimasto qui, ha voluto fare un bagno, si è fatto servire una cena e, vedendo comunque l'angoscia di tutte queste persone, ha cercato di tranquillizzarle dicendo: beh sì, effettivamente ci sono questi bagliori, questi incendi, queste strisce di fuoco, era l'eruzione. Lui dice: ma non vi preoccupate, quelli sono dei contadini che hanno lasciato degli incendi, delle ville in fiamme. Ma sapendo quanto fosse uomo razionale, di scienza, queste spiegazioni che ci racconta appunto Plinio il Giovane ci fanno capire che in realtà lui ha capito benissimo la gravità della situazione e cercava comunque di tranquillizzare tutti quanti. A Stabia il cielo era buio come a mezzanotte. Mio zio decise di scendere alla spiaggia per vedere da vicino se fosse possibile mettersi in mare, ma il mare era ancora pericoloso perché agitato dalla tempesta. Allora fu steso un lenzuolo per terra e mio zio mi si adagiò sopra. Poi chiese più volte acqua da bere. In seguito le fiamme, con odore di zolfo, lo costrinsero ad alzarsi. Andiamo via, padrone. Aiutami, voglio. E resta qui. Ma ricadde subito a terra. Quando il giorno dopo cominciò a risplendere il sole, il suo corpo fu trovato intatto, illeso, coperto delle medesime vesti che aveva al momento della partenza. L'aspetto era quello di un uomo addormentato, piuttosto che di un morto.